su. Aquilini, allora stai all'aeroporto, bravo Aquilini. Allora tu mi devi prendere il cecco dell'OPEC e me lo devi portare all'ufficio perché stiamo discutendo il prezzo del petrolio. Buongiorno. Bravo. Il cecco dell'OPEC si conosce perché te è una tovaglia in capo, dai. Con spago, torno. Perché la mappina in capo con spago. Un momento, sto parlando di te. Questa è un'aula di tribunale, quale momento? Buongiorno, buongiorno, con chi parla avanti? Con Dio. Ci possiamo mettere d'accordo? Diciamo. Senta, non faccia il cretino, lei è qui per testimoniare. Sono testimone. Bene, allora cominciamo. Cominciamo. Che fa lei nella vita? Sono industriale a tutto rotondo, ecco. Ah, bene, bene, uno dinamico. Esatto, sono uno di Napoli e sono industriale a tutto rotondo. E come ha cominciato? Ho cominciato da zero, guarda, se ci pensi mi viene ancora la pelle di maiale, una cosa... Poverissima, vedi, arravogliavo le cambiali per pippare la cocaina, una povertà, una cosa... Non teneva manco l'idromassaggio, pensa, mangiava i fagioli e faceva il bagno per ottenere quel simpatico ribollio che fa tanto bene alla pelle, diciamo, no? Ma ho sempre fatto affidamento sul mio fisico straordinario, sempre, ho fatto tutti i mestieri, ho fatto il macellaio, ammazzavo i tori con una scorreggia, cose incredibili. Poi piano piano, lentamente mi hanno regalato una televisione privata, Teledebora si chiama, come mia figlia, io non la gestisco io per evitare il conflitto di interessi, la gestisce mio figlio Pier Ciro, io non voglio sapere niente, diciamo, proprio non ci voglio entrare, io la uso soltanto per fare qualche spozzo elettorale, ma non mi si conosce perché metto la calza davanti all'obiettivo, vai. Ma metto in capo e risolvo il problema. Senta, possiamo andare avanti, signor Ciro? Lei fa l'industriale, abbiamo detto. L'industriale a tutto rotondo, esatto. Tengo una fabbrica di giocattoli didattici. Non so se avete mai sentito il slogan: so giocattoli Ciro. No. Strano, perché è un slogan famoso, diciamo. Comunque, noi produciamo proprio l'Allegro Viados. Non so se l'avete mai sentito. Che è un gioco da tavola che con una pinzetta bisogna strappare le palle a un omosessuale, diciamo, no? Se non grida avete vinto e se no purtroppo avete perso. Facciamo anche le figurine didattiche, i poco e niente. Ah, sono delle cose straordinarie. Perché il bambino apre la bustina e dentro non ci trova niente, no? Così si abitua che da grande quando io l'assumo nella busta non ci trova niente, è già abituata. Che faccia? Facciamo la Barbie che si droga, è bella sull'essa, con una siringhina o l'accetto emostatico, ma bella, bella, bella. Ma il nostro fiore nell'occhio per quanto riguarda la giocattoleria è Cicciobello nudo su internet. Lo produciamo in Russia e lo esportiamo in tutta Europa e chi frequenta il nostro sito in omaggio il piccolo cinico. Grazie, è tutto? È tutto, se era tutto era rovinato. Noi teniamo una fabbrica di medicinali, non so se avete mai sentito i slogan. Sono medicine di Ciro. No. Oggi cagnavo slogan, no. Noi produciamo la pillola per la cellulite, la produco io con le mie mani, proprio in basto, sugna, zoccolo, focco, 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 esce questa pillola che ne bastano 12 e ti viene la pelle come un cinghiale, una cosa che fa... E la fa passare? No, la fa venire la pillola per la cellulite, capi? Fa venire la cellulite, perché c'è a chi gli piace l'hard, diciamo, no? Produciamo anche la pillola per la calvizie, ne basta una e ti pettini per tutta la vita con la pelle di Daina, una bella comodità. È rivoluzionaria perché ti puoi lavare la testa senza bagnarti i capelli, è una bella comodità, ma il nostro fiore nell'occhio per quanto riguarda la medicina, diciamo, è il Viagral, guarda, lo fa diventare tosto come il marmo, diventa, viene tutto il calcare intorno e diventa duro, ma duro. Tiene qualche controindicazione perché non è elastico e si può spazzare, ma per senta, il resto... signor Ciro! Per il che resto, cosa? È un master, non lo aspetta un momento. Che cosa? Un momento, non problemi, hai il vibrocotto un poco alto. Pronto, Aquilini? Allora hai trovato il cecco dell'OPEC. Bravo, bravo, parlare, bella logica, è certo. Bravo, stanno tutti qua sul pullman. Bravo, e dove vanno? Allo stadio. Deficiente, quella è l'Atalanta, cretina. Non è arabo, è bergamasco, imbecille. A te t'hanno a mangiare i cani, t'hanno a mangiare. Non t'avevano legato cordone umbilicale quando sei nato, deficiente. Sì, ti lascio un'email sul tuo sito, sì, www.aquilini.com e merda così. Ciro! Deficiente, credi! Ha finito! Questo credi. Ma che ho finito, che ho finito? Noi purtroppo ci è scaduto proprio da pochissimo l'esclusiva che tenevamo, non so se avete mai sentito il slogan, è Giubileo di Ciro! No! Ma facevamo cose incredibili, te le salva l'anima Cirelli, che guarda! Tu
tu te lo appendi al collo, premi un bottone e lui cerca, cerca e cerca, arrivano 100, 200 preti che ti danno l'estrema unzione, ma una comodità. Faceva l'acqua santa spray e l'acqua santa stick, che per il pellegrino è una mano santa l'acqua santa stick. Ma il nostro fiore nell'occhio per quanto riguarda il giubileo di Ciro è sempre stata la cintura di castità col telecomando, guarda una cosa. Il tele salva la figa Cirelli, è una cosa. Senta, signor Ciro, può andare! Ma che possa andare? Il problema è che la gente non vuole lavorare, quello è il problema. Noi ci perdiamo occasioni straordinarie, ci siamo persi il Gay Pride come occasione di lavoro. Potevamo assumere 100, 200, 500 killers per eliminare quella banda di ricchioni che è arrivata a Roma. Perché il ricchione va accettato e noi teniamo una fabbrica d'accetta, non so se avete mai sentito. Sì. Sono le accette di Ciro. Bravo, l'ho sentito, bravo. L'ho sentito. Bravo. Meno male all'extracomunitario che gli piace di lavorare, e io li aiuto agli extracomunitari, gli accendini che vendono glieli do io, sono accendini di Ciro, guarda. E non è che se non li vendono mi incazza, capito? L'altro giorno è venuto uno, non ne ha venduto manco un accendino e gliel'ho comprato io, dai, 1000 lire e gli ho comprato l'accendino e poi l'ha già picciato. E non è che faccio l'accendino per perdere tempo, no, d'altra parte. Certo, tra gli extracomunitari stanno i più preferiti e i meno preferiti. Wambua è uno dei più preferiti, quando è arrivato dall'Africa era solo, triste e solitario. Io l'ho messo in una roulotte insieme a 74 suoi connazionali. Una bella allegria, una bella vivacità. La mattina esce dal cassetto, sveglia tutti quegli altri, è una festa, guarda. Io gli ho messo lo scaldabagno a gas, lo scaldabagno non funziona ma il gas sì, e la sera si addormentano tranquilli, e li tratto come figli, pensano, gli do lo stipendio, gli do la paghetta, penso che sensibilità, e per rispetto al loro colore li pago in nero, tu pensa che brava persona che sono io. E io li porto a lavorare e loro si lamentano quando arrivano, dice ci gira la testa, ci gira la testa. Li porto con la betoniera, ma io dopo devo andare in cantiere, non è che posso perdere tempo, dai. E li tratto come bianchi, li lavo a 90 gradi, perché contro la melanina c'è un'unica soluzione, la varechina. Ciro, lei è una bestia! Aveva la solita magistratura comunista, guarda là, guarda, ma ci rivediamo in tribunale. Ma se siamo già in tribunale! Ecco perché ve ne approfittate.